siamo lasciati sulla risoluzione della equazione del transitorio conseguente a una brusca inserzione di coppia motrice all'asse di un generatore sincrono. Ok, problema, come si risolve questa equazione? Abbiamo visto le condizioni al contorno, ok? Le condizioni iniziali, abbiamo visto il regime a cui tende questa situazione, ci chiediamo adesso cosa c'è in mezzo, come posso fare a risolvere questa equazione, ok? Questa equazione, abbiamo detto, è un'equazione trascendente, comprende il seno di delta primo, si risolve visualizzandola su un piano che si chiama piano delle fasi. La andiamo ad integrare. La prima cosa che facciamo è integriamo questa equazione tra un istante in cui l'istante iniziale in cui delta è uguale a 0 e l'istante delta primo uguale a un certo delta, ok? Quindi integrando integriamo in d delta primo ok, se operiamo in questa equazione qui un cambio di variabile possiamo integrare nel tempo, ok? Dal punto di vista formale è come se avessimo moltiplicato e diviso per il differenziale della variabile t, in realtà questa cosa che stiamo facendo qui dentro è un cambio di variabile, okay? Cambiando variabile questo cambiano anche gli estremi di integrazione che sono tra 0 e t, tra 0 e il generico istante t. Allora, integrando il membro di sinistra dell'equazione 3p fratto omega v e con 0 fratto x con s per delta seno di delta l, ok, questa è una costante quindi non fare delta quando integro, coseno di delta primo, scusate, coseno di delta primo integrato tra delta e 0 meno 1, okay. Uguale j fratto p per l'integrale di questa quantità che cos'è? È un mezzo per d delta su dt per la derivata rispetto al tempo d delta su dt al quadrato, ok? Se io la derivo ottengo esattamente quello con la condizione iniziale che d delta su dt nell'istante iniziale è nullo, ok? Quindi questa quantità qui all'istante iniziale è 0. Va bene? Posso. Allora, questa d delta su dt è la velocità di variazione dell'angolo delta. A questo punto, se io indico con y d delta su dt, con y indico questa variazione dell'angolo delta, la velocità di variazione dell'angolo delta, ottengo che y al quadrato è uguale a che cosa? A 6π al quadrato fratto
j omega per v e con 0 diviso x con s per delta seno di delta con l più coseno di delta meno 1. Ok? Questa quantità significa dire che y è uguale a due archi di curva più o meno radice quadrata di 6 pi al quadrato fratto j omega v e con 0 fratto x con s per delta seno di delta con l più coseno di delta meno 1. Ok? Questa è la velocità di variazione dell'angolo delta. Ok? Quindi noi ci dobbiamo, per studiare il fenomeno, ci dobbiamo andare a guardare tre, grosso modo, tre grandezze. Una è la y, che viene data da questa equazione qui. Un'altra è l'accelerazione di delta. Se volete, questa è una dy su dt, ok? Su dt è uguale a 3 pi al quadrato fratto j omega per v e con 0 fratto x con s per seno di delta meno seno di delta v. Ok, questa è un'altra delle relazioni da guardare. Quindi questa qui che cosa ci dà? Ci dà l'accelerazione di delta. Questa qui ci dà la velocità di delta, la velocità con cui varia delta. Questa è l'accelerazione con cui varia delta. Delta che cos'è? È l'angolo tra e con 0 e v. È l'angolo di variazione tra e con 0 e v. Allora, iniziamo a capire fisicamente che cosa accade. Abbiamo detto, inizialmente delta è uguale a 0 e d delta su dt è uguale a 0. Queste sono le condizioni iniziali che abbiamo visto ieri. Ok? Inizialmente delta è uguale a 0 e d delta su dt è uguale a 0. Ok? Allora, che delta sia uguale a 0, questo che sia, allora delta su dt su d è uguale a 0, ce ne accorgiamo subito, perché quando mettiamo delta uguale a 0 in questa equazione, sotto radice ci compare 0 e quindi la y, la velocità di delta, è nulla. Okay? Ma questo è normale perché i due vettori stavano camminando affiancati e quindi diciamo che non c'era variazione di delta all'istante t uguale a 0, a t 0 meno. A 0 meno non c'era variazione di delta. A questo punto, nell'istante iniziale, però, con delta uguale a 0, ci accorgiamo che l'accelerazione di delta è positiva. Ok? Accelerazione di delta positiva, o accelerazione di delta se volete questa, accelerazione di delta all'istante iniziale, abbiamo detto che delta è uguale a 0, ok? Accelerazione di delta positiva, quindi i due vettori si iniziano a distaccare. Quindi inizialmente i due vettori sono paralleli, v ed e con 0. Quando interviene la perturbazione del carico, la perturbazione della coppia, i due vettori si iniziano a allontanare. Perché? Perché sebbene la loro velocità sia zero, l'accelerazione è positiva. Quindi in questo istante y, diciamo, di 0 è uguale a 0 e y' di 0 è maggiore di 0.
ok? Essendo maggiore di 0 significa che negli istanti successivi i due vettori si inizieranno ad allontanare, inizia a comparire un angolo di carico diverso da 0, cioè anche la macchina sincrona inizia a produrre coppia resistente, ok? Si allontana i due vettori, il sincrono inizia a produrre coppia resistente, ok? Bene, vediamo cosa succede man mano che questi due vettori si allontanano. Compare un angolo delta, benissimo, entriamo in queste relazioni e troviamo che compare una velocità, come era giusto aspettarsi, diversa da zero, perché delta sta aumentando. Quindi compare anche una velocità con cui si distaccano questi due vettori. E man mano che si distaccano questi due vettori, però l'accelerazione diminuisce. Ok? Quindi la velocità aumenta, l'accelerazione diminuisce. Bene, fino a che punto? Ci sarà un punto, se vi ricordate, io vi avevo descritto anche la situazione di regime permanente. Qual era la situazione di regime permanente? Era quella in cui il delta, a furia di aumentare, doveva arrivare in una condizione in cui delta è uguale a delta con L, ok? La condizione cioè in cui la coppia motrice e la coppia resistente si uguagliano, ok? Sono uguali. Vediamo, aumentando il delta, vediamo cosa succede quando arrivo a delta con L. Ci siamo? Ok, quando arrivo a delta con L, l'accelerazione di delta è nulla, quindi la velocità aumenta, ma aumenta con un tasso sempre minore, perché l'accelerazione sta diminuendo. Man mano che aumenta delta, l'accelerazione diminuisce, fino a che arrivo a delta con L con accelerazione nulla. Ma in questo istante delta uguale delta con L, la velocità non è nulla, perché sotto radice compare il termine delta con L, seno di delta con L, coseno di delta con L meno 1. Nessuno ci dice che è 0, ok? Quindi passo per questo punto delta con L con accelerazione nulla, ma con velocità non nulla. Significa che l'asse della E con 0 supera il delta con L, perché ci arrivo qua con una velocità non nulla. Ok? Quindi passa anche dall'altro lato. Quindi non è che arrivo direttamente alla condizione di regime con una risposta di tipo del primo ordine. Arrivo asintoticamente alla condizione di regime e mi fermo. No, arrivo e la supero. Ok? Fino a quando la supero? La supero fino a che, arrivata a un certo punto, la velocità sarà nulla. Ok? Perché? Perché una volta superata delta con L, quando delta aumenta oltre il delta con L, che è la condizione di regime stazionario permanente, quando delta aumenta oltre questo, questo termine pesa di più di questo e quindi l'accelerazione diventa negativa. Diventando l'accelerazione negativa, ok, la velocità si riduce sempre di più. Quindi quando delta è maggiore di delta con L, l'accelerazione, che sarebbe y', diventa minore di 0, l'accelerazione è minore di 0, e la velocità y si riduce sempre di più. Ok? Quindi per delta uguale a 0 succede questo. Per delta uguale a delta con L abbiamo che l'accelerazione y' è uguale a 0 e y è un certo valore, diciamo, maggiore di 0, per cui supero il delta con L. Arrivato per delta superiore a delta con L,
y', l'accelerazione, diventa minore di 0, ok? Quindi l'asse nella sua corsa frena e y scende sempre di più. Fino a che punto? Fino al punto in cui y è uguale a 0, fino a che la velocità dell'asse si annulla totalmente. Quando è che si annulla? Si annulla per il valore di delta, per cui succede che se delta seno di delta con L più coseno di delta meno 1 è uguale a 0. Ok? In questo istante l'E con 0, cioè l'asse del rotore, frena la sua folle corsa. Ok? In questa posizione la velocità è nulla, l'accelerazione è negativa e quindi l'asse del rotore, dopo aver raggiunto questa posizione, ritorna un'altra volta indietro. Ok? Perché l'accelerazione è negativa, la velocità è nulla, dopo di ciò si inverte la velocità, diventa negativa, essendo prima 0 e la sua derivata minore di 0 deve diventare negativa, e cioè torna un'altra volta indietro. La velocità diventa negativa e torna un'altra volta indietro. E è inutile che vi faccio tutti i conti, ma ripercorriamo le stesse fasi, cioè torniamo a 0 e poi ritorniamo un'altra volta nella condizione di delta massimo e pendoliamo tra queste due posizioni. Se uno ci pensa, questa è esattamente la equazione dell'oscillazione del pendolo, o di un'altalena se volete, okay? La lascio in questa posizione, supera la posizione di equilibrio, okay? Supero la posizione di equilibrio che per noi è delta con L e ritorno indietro e cicla tra queste due posizioni estreme. Per questo motivo questo transitorio si chiama anche transitorio delle oscillazioni pendolari. Ok? Sono le oscillazioni pendolari del ciclo. Avvengono sia nella macchina funzionante da motore sia nella macchina funzionante da generatore. E hanno anche un effetto acustico, cioè uno sente proprio buon, poi lo faccio sentire in laboratorio, diciamo, lo facciamo, abbiamo un sincrono che abbiamo torturato negli anni e diciamo lui pendola con grande piacere. E quindi praticamente queste si chiamano transitorio delle oscillazioni pendolari. Va bene? Supero, torno indietro. E l'equazione è questa. Domanda a questo punto: ma questa posizione di equilibrio, questo delta massimo che io raggiungo quando la velocità si annulla, è un delta massimo che posso raggiungere sempre, qualunque sia la perturbazione della coppia che metto all'asse, oppure ci sono dei valori di coppia all'asse per cui la macchina non ha un comportamento ben definito, un comportamento non raggiunge una condizione di regime permanente, ok? Cioè, in altri termini, in termini più matematici, questa equazione qua mette sempre soluzione, punto interrogativo, esiste sempre un delta massimo soluzione di questa equazione? Bene? Certamente no. Però andiamocelo a vedere graficamente, risolviamolo graficamente, perché graficamente questa equazione ha un'interpretazione molto semplice e interessante. Ok? Ci siete? Prima di far questo, scusatemi, vi voglio dire, abbiamo parlato di piano delle fasi, cioè abbiamo introdotto la variabile y, velocità di delta. Vediamo un attimo, sulla base di quello che abbiamo detto, che faccia ha questa equazione rappresentata nel piano delle fasi.
se io cioè rappresento y in funzione di delta, che cosa ho? Che all'istante iniziale y è uguale a 0. Poi abbiamo detto che la velocità aumenta e quando passo per delta uguale a delta con L, che è quello che devo raggiungere indefinitamente, ci passo con una velocità non nulla. Dopodiché, ma non è detto che sia massima, ok? Dopodiché continuo ad andare avanti fino a che la velocità si annulla in un punto che ho chiamato, che chiamerò delta massimo, ok? Che rappresenta la massima elongazione dell'asse del rotore rispetto alla posizione limite delta con L. Dopodiché abbiamo detto che si ritorna per la stessa strada con velocità negativa, con accelerazione negativa e velocità negativa. Ok? Quindi quello che il percorso che segue il punto di lavoro su questo piano delta y è così. Non è una circonferenza, ok? È un qualcosa di un po' allungato con archi di sinusoide. È una radice di una funzione un po' più complicata, però grosso modo le cose vanno in questa maniera qui. Va bene? Analoga cosa si può tracciare con y' in funzione di y. Però per il momento mi basta questo. Va bene? A questo punto ci chiediamo, esiste sempre un delta con m? Cioè, quando supero delta con L, poi l'asse del rotore, arrivato a un certo punto, si ferma e torna indietro sempre, qualunque sia la perturbazione applicata all'asse? Allora, sicuramente no. E lo possiamo dire con certezza. Perché? Perché noi un caso già lo conosciamo. Cioè, sappiamo che quando il delta non può superare 90 gradi, ok? La coppia del generatore sincrono non può essere superiore al limite di sovraccaricabilità statico della macchina, ok? Ossia, la coppia motrice che metto all'asse non può superare il limite di sovraccaricabilità statico della macchina, cioè non posso andare oltre i 90 gradi, perché se supero i 90 gradi, se l'angolo di carico delta supera i 90 gradi, la macchina sincrona non può dare più coppia con valore medio diverso da zero. Questo l'abbiamo visto già ieri. Quindi siamo sicuri che questo delta con M non può essere qualsivoglia, cioè se metto una coppia motrice all'asse dell'albero troppo grande, la macchina perde il suo sincronismo a regime. Allora, vediamo un attimo di integrarci questa equazione. L'equazione qual è? Delta per il seno di delta con L più coseno di delta meno 1 è uguale a 0. Okay? Questo delta che risolve questa equazione è il delta massimo, okay? La massima elongazione dell'asse della macchina sincrona. Rappresentiamola graficamente, okay? Potrei scrivere che coseno di delta m meno 1 è uguale a meno delta con m seno di delta con L, ok? Cioè il delta con m è quella incognita che risolve questa equazione quando si uguagliano i due lati dell'equazione, ok?
Allora, rappresentiamola su un piano, delta con m, allora, da un lato ci rappresentiamo il coseno di delta con m, scusate, voglio fare così, facciamo così, viene più bellino. Ok, 1 meno delta con m seno di delta con m. Allora, da un lato rappresentiamo il coseno di delta con m. Dall'altro lato ci rappresentiamo 1 meno delta con m seno di delta con l. È una retta, perché questa è una costante, la variabile delta con m, è una retta a pendenza meno seno di delta con l. La soluzione dell'equazione graficamente sarà rappresentata dal punto in cui le due curve si incontrano, da questa intercetta. Questo punto qui rappresenta l'angolo massimo, limite, ok, la massima elongazione di delta. Bene, se aumenta, delta, cosa succede? Se aumenta delta con L, scusatemi, se aumento il carico, se aumento la coppia all'asse e aumenta delta con L, cosa succede? Succede che aumenta la pendenza di questa retta. Ok? Man mano che aumenta la pendenza della retta, ok? L'angolo limite delta con L aumenta. Scusate, l'angolo limite delta con m aumenta, la massima elongazione aumenta. Aumento ancora la pendenza della retta, delta con m mi può andare anche oltre il pi greco mezzi, ma è delta con m che va oltre il pi greco mezzi, cioè l'asse di E con 0, l'asse del rotore, supera il pi greco mezzi e poi torna indietro. Ma arrivato a un certo punto il delta con L non lo posso più aumentare. Perché? Perché arrivato in questa condizione rappresentata dalla retta di colore rosa, si arriva a un delta con M star e a un principalmente a un valore di delta con L star tale che oltre non c'è più possibilità, se delta con L aumenta oltre delta con L star non c'è più contatto tra le due curve, non c'è più possibilità di un'intercetta, non c'è più soluzione dell'equazione. Significa che il generatore sincrono perde il suo sincronismo, ok? Da una parte va il rotore, dall'altra parte, completamente svincolato, va il campo di armatura, il vettore della tensione di armatura che si porta appresso il campo di armatura, ok? Quindi esiste un valore di carico oppure di coppia all'asse massima, carico nel caso del motore, di coppia all'asse massima caso da generatore, oltre il quale io non posso andare, perché altrimenti l'elongazione diventerebbe tale da, cioè, non ci sarebbe più una sovraelongazione, la macchina non tornerebbe più indietro, una volta che ha accelerato accelera indefinitamente. Ok? E questo, guardate che questa quantità qui, delta con L star, che rappresenta anche la coppia massima, questa delta con L star non dipende dai parametri della macchina. Guardate che bello,
non c'è i parametri della macchina dentro, cioè è lo stesso qualunque sia la macchina. Bene? Infatti, risolvendosi numericamente questa equazione, si trova per delta con L star un valore grosso modo pari a 47 gradi, che mi dà un seno di delta con L star pari a 0,72 circa, eh? Significa dire che la coppia massima Tmax che andavamo cercando ieri, che io posso dare quando applico un gradino all'asse della macchina, la coppia massima è 3P fratto omega V è con 0 diviso X con S per 0,72. Questo si chiama limite di sovraccaricabilità di dinamica. Ok? Non quella statica che conoscevamo dalla teoria fatta fino a questo momento, ma un limite di sovraccaricabilità dinamica. Il limite di sovraccaricabilità statico qual è? Il limite di sovraccaricabilità statica, il limite di sovraccaricabilità statica è uguale, è un T uguale T con L uguale 3P fratto omega V è con 0 fratto X con S per 1 quando delta è uguale a 90 gradi, seno di delta è unitario. Va bene? Quindi il limite di sovraccaricabilità dinamica Tmax è uguale al 72% del limite di sovraccaricabilità statica. Ok, quindi posso sovraccaricare la macchina con un gradino per il 70% della coppia massima che la macchina può fornire. Bene? Ok. Quindi il limite di sovraccaricabilità massima è dinamica è il 72% del limite di sovraccaricabilità statica, cioè se carico staticamente la macchina posso arrivare a una coppia più elevata. No, se si supera quel valore, la macchina prende una porta di danni alla macchina oppure sferma solamente la macchina? Allora, la devi sganciare. Perché? Perché tu stai fornendo una coppia motrice molto più elevata della coppia che la macchina può dare. Okay? Quindi, cosa succede? Succede che la macchina sta fornendo, se tu ritorni all'equazione dinamica della coppia della macchina sincrona, quella con il flusso che moltiplica per la componente quadratura della corrente I, ti troverai, se ti scrivi quell'equazione, ti troverai che la coppia varia sinusoidalmente nel tempo. Variando sinusoidalmente avrai una coppia resistente varia, che varia alternativamente e quindi sforzi sui cuscinetti ulteriori, coppia motrice più alta della coppia resistente che va a valore medio nullo a quel punto, e quindi praticamente avrai la macchina che ti accelera. Non puoi sostenere questa situazione sempre, perché rompi, stai rompendo i cuscinetti, poi rompi i cuscinetti, si dovrebbe disassare il rotore, se la mezza è molto grande e pesante si disassa e va, diciamo, a interferire con lo statore. È una situazione sicuramente non desiderata. Beh. Ok,
quello che stavamo dicendo, abbiamo una considerazione ulteriore. Dice, ma tu ci hai imbrogliato, perché? Perché mi hai fatto vedere una condizione di regime che io raggiungevo all'infinito, e all'infinito avrei dovuto raggiungere delta con L, ok? La sovraelongazione sarebbe dovuto anche l'altalena, prima o poi si ferma, e si ferma nella posizione di equilibrio. Tu mi hai detto che io raggiungevo la posizione delta con L, invece mi stai dicendo che ci giro continuamente intorno e non la raggiungo mai. Oh, tra l'altro, diciamo, questo corrisponde, se volete, se tornate indietro e riprendete l'equazione del momento della coppia elettromagnetica, nel tempo corrisponde a una variazione del momento della coppia elettromagnetica così, ok? Di questo genere qui, perché delta aumenta e si riduce, la coppia elettromagnetica aumenta e si riduce intorno al valore medio, che è il valore di regime che dobbiamo raggiungere. Ma allora non si ferma mai? Beh, questo succede perché noi, nello studio di questa equazione, non abbiamo introdotto cause smorzatrici, okay? Non c'è nessuno smorzamento, non l'abbiamo introdotto nell'equazione di D'Alembert, ma non l'abbiamo introdotto neanche nel modello della macchina, perché non ci sono perdite nel ferro, non ci sono perdite nel rame, come abbiamo scritto l'equazione, e quindi praticamente questo smorzamento non si verifica mai, non si ferma mai. Oh, però le perdite nel ferro e le perdite nel rame non sono di per sé sufficienti nella maggior parte dei casi per smorzare queste oscillazioni pendolari nei tempi desiderati, perché io desidererei arrivare alla nuova condizione di regime in tempi abbastanza rapidi, senza questa pendolazione che mi può danneggiare, diciamo, la parte meccanica, e non solo, ma tutto quello che ci sta connesso. Potrei anche stare dando una frequenza non costante ai morsetti con questa pendolazione, perché ho delle accelerazioni e delle decelerazioni, queste mi portano variazioni di velocità, okay? E quindi variazioni di frequenza, cosa assolutamente indesiderata. A questo punto io vorrei smorzarle consistentemente e rapidamente. Allora, cosa si fa normalmente? Nella macchina sincrona si inserisce, oltre agli avvolgimenti di cui abbiamo parlato, si inserisce anche un ulteriore avvolgimento. Di armatura disposto nelle cave e all'avvolgimento di eccitazione che nelle macchine sincrone a poli lisci è anch'esso disposto nelle cave, nei generatori sincroni si mettono anche delle cave apposite nelle quali si calano delle barre di una gabbia di scoiattolo analoga alla gabbia di scoiattolo delle macchine a induzione. Ok? Nelle cave lasciate libere c'è questa gabbia di scoiattolo, generalmente incompleta. A che serve? Serve a generare delle correnti indotte nella gabbia durante le oscillazioni pendolari che consentano di introdurre un termine di smorzamento. Okay. Oh, quando non è presente la gabbia, molto spesso si adoperano le correnti stesse parassite
che sono nel rotore, per cui spesso si fa anche un rotore, si può fare anche un rotore, diciamo, in materiale ferromagnetico non laminato, per esempio, ok? In maniera tale che durante al sincronismo, diciamo, i due campi siano sincroni e non ci siano correnti indotte, tensioni indotte. Durante le oscillazioni pendolari, le correnti indotte del rotore si comportano come una gabbia. Vediamo qual è l'effetto della gabbia. Allora, la presenza della gabbia che introduce? Introduce una coppia di tipo asincrono. Ok, come è fatta la coppia di tipo asincrono? Nell'intorno della velocità di sincronismo, omega con S, T con G è la coppia della gabbia, nell'intorno abbiamo una caratteristica subverticale, molto pendente. Ok? E poi dovrebbe continuare così, ma negli altri tratti ci interessa di meno, quindi la guardiamo semplicemente nell'intorno della velocità di sincronismo. Al sincronismo, quando la macchina sincronizza, la gabbia non interviene più, però interviene prima e dopo. Vediamo di individuare qual è la caratteristica di questa gabbia. Allora, momento della coppia elettromagnetica relativa alla gabbia è uguale a 3P fratto omega R' con R fratto S per V al quadrato diviso R con S più R' con R fratto S al quadrato più X, diciamo, totale al quadrato. Ci siete? Diciamo che stiamo lavorando in una zona molto prossima alla velocità di sincronismo, perturbata soltanto dalla presenza di oscillazioni pendolari. Ok? Quindi siamo nell'intorno della velocità di sincronismo con una perturbazione minima dovuta alle oscillazioni pendolari. A questo punto lo scorrimento è piccolo, possiamo trascurare i termini che sono al denominatore a favore del termine con la resistenza. Quindi T con G ci diventa circa uguale a 3P fratto omega per R' con R fratto S per S al quadrato diviso R' con R al quadrato per V al quadrato. Quindi a questo punto questo e questo vanno via, è uguale a una certa costante 3P fratto omega per V al quadrato che moltiplica S. Ma S è uguale ad omega fratto P meno omega con R fratto omega su P, ok? Uguale, scusate, qua ci vuole un R primo con R, quindi è uguale, allora, questo viene 3 P fratto omega V al quadrato fratto R' con R per 1 meno omega con R diviso omega fratto P. Fratto P meno omega R, vi ricordate quello che abbiamo detto ieri? Che omega R meno omega fratto P, che cos'era? Era d delta su dt, lo abbiamo scritto proprio ieri. A questo punto io qua posso scrivere 3
P fratto omega V al quadrato fratto R primo con R per allora omega fratto P, ce ne sono due, mettiamo un quadrato, per la cosa che mi interessa di più, d delta su dr, d delta su dt, scusa, d delta su dt col segno meno. Quindi sostanzialmente questa quantità qui, questa coppia della gabbia, questa momento della coppia elettromagnetica della gabbia è uguale a una certa costante, chiamo D, col segno meno, per D delta su DT. E questo momento della coppia elettromagnetica della gabbia va a sommarsi ai due termini che già avevamo nell'equazione da Lambert. Cioè avevamo scritto che il momento motore più momento resistente era uguale a J d omega con R su dt, oppure J, se volete, d2 delta su dt quadro, J su P d2 delta su dt quadro. A questa quantità dobbiamo aggiungere meno D per D delta su DT. L'equazione si scrive quindi T con M più T con R, anzi, vabbè, più T con R è uguale a J fratto P D2 delta su DT quadro più D d delta su dt. Ok? Eccola. Il termine di d delta su dt tipicamente nelle equazioni differenziali di questo genere è un termine di smorzamento. Ok? Questo che significa? Significa che nel piano delle fasi la rappresentazione di questa equazione sarà ok? Con la gabbia di smorzamento, l'effetto della gabbia di smorzamento è quello di smorzare le oscillazioni pendolari intorno al punto di regime permanente, di funzionamento del regime permanente. Questo che significa? Significa che quando interviene una perturbazione di questo tipo, nel tempo dovrò vedere qualcosa. Ok? Di questo genere, cioè delle oscillazioni che incominciano e si smorzano per effetto della gabbia di smorzamento. Bene. Ok, abbiamo concluso lo studio del primo dei transitori notevoli che vi volevo mostrare. Ok, questo transitorio è il transitorio delle oscillazioni pendolari ed è conseguente a una brusca variazione del momento motore o resistente all'asse della macchina sincrona, e si chiama anche transitorio lento perché viene studiato con una evoluzione, ha una evoluzione piuttosto lenta, dettata, governata dalle costanti di tempo essenzialmente meccaniche. Ok? Passiamo adesso allo studio di un altro tipo di transitorio, che è il transitorio cosiddetto veloce, ed è conseguente viceversa alla instaurazione di un di una brusca variazione delle grandezze elettriche, cioè
un, come ad esempio, un cortocircuito trifase simmetrico sulla macchina. Ok? Cortocircuito trifase simmetrico introduce invece una brusca variazione sul generatore sinfono dal lato elettrico. Questa brusca variazione viene studiata in tempi di una finestra temporale piuttosto limitata dell'ordine del millisecondo, mentre invece qua siamo nell'ordine dei secondi, dipende da quanto è l'inerzia della macchina, okay? Da quanto lentamente avviene questo fenomeno può avvenire in diversi secondi a seconda dell'inerzia della macchina, okay? Quindi andiamo adesso a restringerci verso una finestra temporale piuttosto limitata, piuttosto breve. Allora, a questo punto vediamo cosa succede quando il generatore sincrono subisce un cortocircuito simmetrico trifase netto, cioè proprio il peggio del peggio, cioè stiamo considerando il caso peggiore che possa capitare alla macchina. E per metterci nelle condizioni peggiori consideriamo anche che la macchina inizialmente stava funzionando, scusatemi, faccio un motore primo, macchina inizialmente che funzionava a vuoto, ok? Quindi inizialmente abbiamo che I in una fase di statore all'istante 0 era uguale a 0. E analizziamo quindi quello che si chiama transitorio di cortocircuito. Ok? Questo transitorio, l'analisi di questo transitorio è importante perché dall'analisi che adesso produrremo trarremo informazioni su come dimensionare le protezioni per il cortocircuito di queste macchine. Anche perché non è detto che le protezioni, se le dimensioniamo per il valore di regime, non è detto che si accorgano che si è verificato effettivamente un cortocircuito. Perché? Perché il cortocircuito del generatore sincrono può avere anche delle, può anche sostenere delle correnti importanti, ma non tanto da farci capire che è un cortocircuito. Perché? Perché la X con S del generatore sincrono in per unità è qualche cosa che sta tra, diciamo, 0,8, 1,2, può arrivare anche a 1,5. Che significa? Significa, in per unità significa il rapporto tra la X con S ed un valore X di base del quale abbiamo parlato qualche tempo fa. Cos'è X di base? X di base, nel caso del generatore sincrono, è il rapporto tra la tensione, ovviamente tensione nominale diviso radical 3, e la corrente nominale. Bene. Se immaginiamo allora dire x con s su xb uguale 1 e 2, x con s in per unità uguale 1 e 2, significa che questa quantità è superiore all'unità, ok? Cioè che la x con s è superiore a questa quantità qui. Se immaginiamo una che la E con 0
sia circa uguale alla v con n in modulo, ok? Quando io chiudo la macchina in cortocircuito, ho qua la E con 0, qua ho sostanzialmente la X con S se trascuro la la resistenza, e qui chiudo il cortocircuito e voglio sapere che corrente ci circola qua dentro. Bene, avrò che se X con S è maggiore di 1,2 volte questo valore di base, ok? Io che avrò? Avrò che la corrente che circola di cortocircuito è uguale ad E con 0 fratto la X con S, ma X con S è uguale X con S su X con B è uguale a 1,2, X con S è uguale a 1,2 X con B, che è uguale a sua volta ad con 0 è circa V con N diviso radical 3, per esempio, è uguale 2 V con N diviso radical 3 I con N, ma V con N diviso radical 3 è uguale proprio a E con 0, circa pari a E con 0 nell'ordine di approssimazione che stiamo usando, giusto per capire che cosa succede. Quindi ci rimane I con N diviso 1,2, cioè la corrente di cortocircuito che si stabilisce in questi casi può essere confrontabile con la corrente nominale, non voglio dire uguale, poi dipende pure da come è fatta la macchina, però la corrente di cortocircuito può essere non facilmente individuabile dalle protezioni quando ha raggiunto il regime permanente. Quindi potrei star sostenendo un cortocircuito, magari perché anche ci sono delle ulteriori impedenze appresso, cioè non è un cortocircuito netto sulle sbarre dove vado ad attaccare il generatore, ma sta un po' più lontano e non me ne accorgo perché la corrente che sto sostenendo è piccola, ok? Allora devo trovare un modo per dimensionare le protezioni in maniera tale che le protezioni se ne accorgano prima, va bene? Prima che si instauri il cortocircuito. Per far questo devo sapere cosa avvenga, cosa avviene negli istanti immediatamente successivi al cortocircuito e quantificare le correnti che si instaurano in quegli istanti, perché possono essere anche piuttosto ingombranti, ok? E su quelle devo andare a dimensionare le protezioni, non sul cortocircuito permanente la maggior parte delle volte. Bene? Allora, iniziamo a vedere fisicamente cosa succede, poi ci scriviamo il sistema di equazioni e poi ce lo andiamo a risolvere. Allora, tutta la durata del transitorio noi supporremo che la velocità della macchina sincrona non abbia avuto il tempo di variare, sia rimasta cioè costante. Questo si fa per liberarsi dall'equazione del momento della coppia elettromagnetica, dall'equazione di D'Alembert. Iniziamo a vedere fisicamente cosa succede, poi nella prossima lezione vi mostrerò matematicamente, algebricamente come si risolve l'equazione. Allora, noi abbiamo visto che il cortocircuito dal punto di vista circuitale che abbiamo una E con 0, questa sì che è a regime perché la corrente è costante nell'avvolgimento di eccitazione, la macchina sta funzionando a vuoto e improvvisamente noi chiudiamo un corto. Negli avvolgimenti di armatura c'è la tensione indotta che vedevo a vuoto, che non ha ancora avuto modo di variare, e in questi avvolgimenti di armatura quindi si chiude un circuito RL con una tensione a frequenza costante, perché la velocità è costante
ed è uguale alla velocità di sincronismo omega fratto pi, quindi abbiamo delle tensioni indotte negli avvolgimenti a frequenza costante e di valore E0, che è il valore prima della chiusura del contatto. A questo punto che succede? Si innesca un transitorio RL. Come ben sapete, il transitorio RL ha delle costanti di tempo relative introdotte dai parametri del circuito e ha delle componenti, sviluppa delle componenti di correnti di armatura che hanno delle componenti unidirezionali e delle componenti alternative. Ok? Quindi ci saranno in questo circuito delle correnti di armatura e queste correnti di armatura avranno delle componenti unidirezionali e delle componenti alternative. Quindi se questa è la E di T, qua avremo nell'armatura I con S di T, e questa I con S di T sarà la somma di componenti unidirezionali e di componenti alternativi. Okay. Ora, le componenti unidirezionali lasciamole stare per il momento perché partecipano al fenomeno, ma non sono queste che governano il fenomeno. Okay. Guardiamoci invece la componente alternativa. Questa componente alternativa è di frequenza sicuramente fissata perché abbiamo supposto che la velocità non vari e sia velocità di sincronismo, quindi queste tensioni indotte sono a frequenza fissata, le correnti saranno altrettanto a frequenza fissata, ma varieranno la loro ampiezza. Quindi sono responsabili della generazione di un campo al traferro rotante, perché sono sfasate 120 gradi, hanno frequenza costante, rotante sincronamente rispetto al rotore, ma di ampiezza variabile rispetto al rotore. Ripeto, perché state scrivendo ancora, sono responsabili della generazione, queste correnti che variano in ampiezza e non variano in frequenza, sono responsabili della generazione di un campo rotante al traferro sincrono con il rotore ma di ampiezza variabile. Ok? Cosa significa? Significa che questo campo sincrono col rotore ma di ampiezza variabile indurrà nel rotore delle tensioni a sua volta delle tensioni indotte. Questo campo che viene indotto dal rotore indurrà a sua volta nel rotore delle tensioni indotte per effetto della variazione dell'ampiezza del campo, che è sostenuta dalla variazione dell'ampiezza delle correnti. Quindi sono tensioni essenzialmente trasformatoriche e non rotazionali. Ok? Quindi correnti di ampiezza variabile sostengono un campo al traferro sostenuto dall'armatura di ampiezza variabile sincrono con il rotore, che induce nel rotore delle tensioni indotte trasformatoriche, perché sono indotte soltanto dalla variazione dell'ampiezza delle correnti di statore e non dalla variazione di frequenza. Il rotore di conseguenza risponde con delle correnti, perché dal punto di vista del rotore queste tensioni si chiudono su un circuito che è a frequenza, cioè una frequenza diversa sicuramente da quella della tensione continua applicata al rotore, e quindi lo vedo come queste tensioni indotte lo vedono come un cortocircuito, anche l'avvolgimento di rotore, e circoleranno delle correnti nel rotore. Queste correnti del rotore vanno ad opporsi alla causa che le ha generate. Se uno vede le linee di forza del rotore, queste linee di forza del rotore durante il cortocircuito tendono ad espellere le linee di forza di statore. Ok? Si vanno a opporre alle linee di forza che provengono dallo statore e le ributtano nel traferro.
Quindi questo rotore risponde al cambiamento del flusso, alla variazione di flusso indotta dal campo di statore, e cioè dalle correnti di statore. E a rispondere sono la gabbia di scoiattolo e l'avvolgimento di eccitazione, che sono entrambi visti come dei corticircuiti. Quindi, negli stessi istanti di tempo, avremo le risposte nel tempo sia della gabbia con una corrente I con G di T, sia nell'eccitazione con una corrente I con E funzione di T. Come saranno queste risposte? Beh, saranno... Cosa vede il rotore? Vede una corrente di un'ampiezza che va, o meglio, un campo o un flusso non variabile nel tempo, perché è sincrono, che si va smorzando progressivamente nel tempo. Rispondono anche loro con delle correnti che si vanno smorzando nel tempo, quindi con delle unidirezionali smorzate. Con che costanti di tempo? Beh, le costanti di tempo della gabbia e dell'eccitazione sono molto diverse. Le costanti di tempo, vi ricordo, sono L fratto R. La gabbia ha molte barre costituite da una sola spira, o meglio, se volete, la gabbia è rappresentata da m barre, se m è il numero di cave di rotore, di mezza spira ciascuna, ok? Quindi inevitabilmente avremo L piccolo, R sarà grande. Perché? Perché io voglio introdurre una causa smorzante. Abbiamo visto prima, la gabbia serve a introdurre degli smorzamenti per smorzare le oscillazioni pendolari, quindi R è grande, L è piccola, la costante di tempo della gabbia T con G sarà molto minore della costante di tempo dell'avvolgimento di eccitazione, che viceversa è composto da più spire e quindi avrà un'induttanza più elevata. E per contenere le perdite sull'eccitazione, perché anche quelle fanno parte del rendimento, io faccio un'eccitazione con una resistenza parecchio bassa. Cercherò di ottenere una resistenza di eccitazione piuttosto bassa per contenere quello che è un effetto parassito, che sono queste perdite sull'eccitazione. Quindi la costruzione dell'eccitazione, proprio per costruzione, è tale da ridurre le costanti di tempo. Dall'aumentare le costanti di tempo, mentre la gabbia proprio per costruzione ha delle costanti di tempo basse. Quindi la gabbia risponderà con una costante di tempo che si smorza molto rapidamente e va a zero, perché la gabbia al sincronismo non c'ha correnti, non deve avere correnti. L'eccitazione, che prima si faceva I fatti suoi e stava a un valore pari a I con E grande, cosa fa? Risponde aumentando istantaneamente la corrente, ma purtroppo l'eccitazione, questa corrente nell'eccitazione si smorza molto lentamente al valore di regime, che era il mio valore preesistente. Quindi queste correnti vengono introdotte nel rotore per quindi si smorzano molto più lentamente, quindi le correnti vengono richiamate nel rotore, nei due avvolgimenti disposti sul rotore, per opporsi alle cause che l'hanno generate, che sono le correnti che passano allo statore, ma rispondono ognuna a modo suo, con delle costanti di tempo diverse. Quindi ci saranno la corrente di statore, alla fine, che troveremo, sarà costituita da la corrente di statore inizialmente nulla,
e lo sappiamo perché l'abbiamo scritto, è la condizione iniziale della corrente instabile. Poi parte da zero, avrà delle unidirezionali e delle componenti alternative, e avrà sarà fatta così. Ok, poi non sono un computer, quindi. Allora, avrà un intervallo di tempo in cui il fenomeno è determinato dalla presenza delle due correnti, sia quella di gabbia che quella di eccitazione. Ok? Perché queste correnti di rotore interagiscono a loro volta con lo statore, inducendo delle ulteriori tensioni indotte nello statore che modificano le correnti di armatura e così via all'infinito. Ok? Quindi ci sarà un istante di tempo in cui nello statore io sentirò le tensioni indotte dalla presenza dei due avvolgimenti di gabbia e di eccitazione, e la costante di tempo è molto rapida perché è sostanzialmente dettata dalla gabbia. Poi l'unidirezionale della gabbia si smorza, si spegne, rimane in vigore soltanto la tensione indotta nell'armatura dovuta alla presenza dell'eccitazione. Ok? E questa si smorza con una certa costante, e la tensione indotta nell'armatura è dovuta soltanto alla presenza delle correnti di eccitazione che creano un campo che si modifica nel tempo e quindi genera delle tensioni indotte nello statore. Queste tensioni indotte nello statore fanno circolare delle correnti di ampiezza variabile con costante di tempo vicina a quella prossima a quella dell'eccitazione. Infine, quando anche il transitorio dell'eccitazione si sarà smorzato, la corrente di statore raggiungerà il suo valore di regime. Si individuano cioè nel fenomeno tre fasi distinte, una che dura dell'ordine di millisecondi ed è la fase subtransitoria, in cui il fenomeno è governato dalle correnti di gabbia che si stanno smorzando e dalle correnti di eccitazione. Nella fase successiva, che si chiama fase transitoria, il fenomeno è governato essenzialmente dalla corrente di eccitazione che si smorza, e poi c'è la fase di regime permanente. Okay? Queste tre fasi vengono individuate con tre valori ben precise di corrente e di reattanza. Ok? Va bene? E credo che per oggi possa bastare.